porto è aperto, chi impedisce a una nave di venire in un porto per salvare vite umane, chi mette a rischio vite umane non ha solo un comportamento indegno, vergognoso, eticamente riprovevole, ma commette un reato. A mio avviso è un crimine contro l'umanità e sarà chiamato a rispondere davanti ai tribunali internazionali. Il prossimo passaggio sarà un esposto alle autorità giudiziarie competenti se questo non accadrà. È una nave che non trova approdo, può venire nel porto di Napoli, dove con la grande capacità di cuore e di umanità che ha questa città, con le sofferenze economiche, ma con grande spirito di solidarietà, accoglieremo i bambini, tanti, le donne, alcune incinte, le persone, gli esseri umani e gli anziani. Se si perde il cuore, non si ha più ragione di creare una comunità politica solidale, come è sempre stato il popolo italiano. Quindi mi fa anche molto piacere che dopo quello che ho scritto ieri, tantissimi colleghi sindaci con i quali sto in contatto anche in queste ore si sono mossi, ci stiamo muovendo, perché un paese senza cuore è un paese senza futuro.